Il cambiamento è inevitabile. Questa antichissima verità è stata dimostrata più e più volte, dal momento che ogni grande impero, non importa quanto potente, alla fine crolla. In ogni caso, le terribili profezie dei saggi sulla fine di un impero rimangono inascoltate. È possibile che in tempi moderni questo possa accadere vicino a noi? L'America è destinata alla catastrofe. Alcuni credono che un collasso non solo è possibile, ma è già cominciato. A differenza di Nostradamus o di altri profeti del passato, non scrutano sfere di cristallo o le stelle, ma hanno prove effettive a sostegno delle loro tesi. Le loro visioni riguardano instabilità finanziaria, scarsità di petrolio e acqua, tecnologia ostile e aggressioni terroristiche. Questi uomini ora si sono riuniti per condividere le proprie visioni dei pericoli che minacciano lo stile di vita americano. Utilizzano gli insegnamenti degli imperi del passato per capire come possiamo evitare quel destino. Per capire come impedire alla storia di ripetersi, per far sì che l'America non cada nell'oblio come ogni altro grande impero venuto prima di noi. Michael Craig Rupert ha previsto con largo anticipo le minacce incombenti sull'America. Nato nel 1951 a Washington DC, la sua famiglia ha legami con la CIA, con l'aeronautica militare americana e con l'esercito. Come detective del Dipartimento di Polizia di Los Angeles, scopre un traffico di droga della CIA nel 1977. Questa esperienza lo spinge a fondare un'organizzazione finalizzata a denunciare la corruzione del governo. Uomo politicamente indipendente, non ha mai avuto paura di esporre le sue idee. E ora Rupert è sicuro che la nostra società si stia disintegrando dall'interno. Come nazione, come pianeta o come specie, non possiamo continuare a vivere in questo modo arrogante, perché altrimenti sarebbe un suicidio. Non è più solo un problema ambientale. Non è uno slogan buonista che ci fa stare meglio, come salvate le balene. È una questione di sopravvivenza. Da qui a un anno sono certo che non riconosceremo più gli Stati Uniti d'America. Rupert crede che l'esplosivo incremento demografico degli ultimi due secoli derivi da una sola causa: il combustibile fossile. Tutto inizia con la scoperta del petrolio. Una delle prime applicazioni è stata un trattore alimentato a combustione interna, da utilizzare come aratro, per moltiplicare gli ettari da poter arare. E poi si è scoperto che si possono ricavare fertilizzanti dall'ammoniaca, che è prodotta da gas naturali. Quindi diventò possibile sfamare molte più persone, man mano che aumentava l'utilizzo di petrolio e gas naturali. È un dato di fatto che l'energia degli idrocarburi, precisamente i motori a combustione interna, i fertilizzanti ricavati da gas naturali e i pesticidi derivati dal petrolio hanno permesso all'umanità di espandersi nel giro di appena 120-130 anni. In altre parole, la popolazione umana è rimasta stabile sotto il limite del 1,5 miliardi, 2 miliardi di persone dai tempi di Cristo fino alla scoperta del petrolio. C'è stato un calo durante la peste bubonica e un leggero incremento con la rivoluzione industriale che si è servita di vapore e carbone. Ma è con la scoperta e l'utilizzo del petrolio che la popolazione umana schizza alle stelle dal punto di vista aritmetico. Se guardate i numeri, in sostanza sul pianeta ci sono 5 miliardi di persone in eccesso per le quali non c'è sostentamento. Mentre la civiltà umana attraversa questa gigantesca e dolorosa transizione, tutto quello che per noi era sacro ora è stato messo in gioco. Ora è una questione di vita o di morte. La popolazione degli Stati Uniti è più che triplicata nel XX secolo. Si prevede che aumenterà ancora del 46% entro il 2050. Con i combustibili fossili sempre più scarsi, Rupert non vede come le nostre infrastrutture possano mantenere il ritmo. Sì, credo che il cibo spieghi il nostro problema più di qualunque altra cosa.
ci siamo messi in una situazione in cui trasportiamo cibo a distanze enormi, in cui non restituiamo i nutrienti nel suolo, cosicché senza sostanze chimiche non crescerebbe niente. E se queste sostanze derivate dal petrolio e dai gas naturali si esauriscono, finisce anche il cibo. E se finisce il cibo, la gente soffre la fame. E questo processo è già cominciato in tutto il mondo. La popolazione sta ancora crescendo, anche se le risorse per il suo sostentamento si stanno esaurendo. La popolazione dovrebbe diminuire, ma siamo in una condizione incontrollata. Cresciamo ancora. Non ci sono risorse sufficienti su questa sfera chiusa per sostenere una crescita infinita. Non è possibile. Rupert crede che l'America del futuro somiglierà molto poco alla nazione che conosciamo oggi. Gli indicatori dell'imminente collasso degli Stati Uniti sono intorno a noi. Ora i cambiamenti saranno sempre più veloci e difficili da accettare. E le scelte che faremo stabiliranno se saremo in grado di affrontare quelle sfide. È una questione che riguarda la nostra capacità di mangiare, scaldarci, muoverci, interagire, vivere una vita che non somiglia affatto al tipo di vita che abbiamo fatto finora e che non ne ha le qualità. Significa che lo stile di vita che il mondo ha avuto fin dalla scoperta del petrolio, circa 130-140 anni fa, sta per finire. Stiamo per assistere al fallimento di governi e città, cosa che già sta accadendo. Nelle scuole si va solo 4 giorni a settimana. Ovunque, nelle maggiori città, ci sono tagli alle forze di polizia e ai vigili del fuoco. Assistiamo al cedimento delle infrastrutture, come con l'esplosione a San Bruno, California, del gasdotto costruito nel 1948 e nessuno ha avuto i soldi per le riparazioni. Vedremo altri grandi cedimenti e calamità come quella. Il crollo del ponte in Minnesota pochi anni fa, per non parlare dei 30 milioni di disoccupati e della svalutazione delle case, l'aumento dei pignoramenti. Vediamo tutti i segni del collasso nel paese e ogni giorno diventano più evidenti. Rupert è sicuro che questi problemi non siano temporanei e neanche il normale risultato di una recessione economica. È convinto che siano sintomi di un imminente collasso. Il collasso ha colpito ogni grande impero nella storia umana. Sembra, come dire, una legge naturale, che gli imperi crescano fino a un certo punto e poi implodano. 2000 anni fa, l'impero romano era il più potente della Terra. Le similitudini tra Roma antica e l'America di oggi sono evidenti. E il destino che colpirà la nazione è raccontato nei musei di tutto il mondo. Come nell'America di oggi, gli eserciti romani erano sparpagliati in troppi paesi stranieri. Le invasioni barbariche, come gli attacchi terroristici, e le incursioni attraverso i confini, come i traffici di droga in Messico, erano una costante. Il governo era corrotto e l'unico modo per ottenere qualcosa era l'estorsione o l'aumento delle tasse. Non c'è differenza con l'influenza che le lobby, le banche e le corporazioni hanno sul nostro governo oggi. L'America, come l'antica Roma, crede di essere superiore al resto del mondo e che sia il nostro destino regnare su tutti per sempre. Non succederà. Dovremo imparare qualche dura lezione e adattarci a tempi difficili, ma possiamo ancora scegliere. L'impero americano sta per cadere, ma noi non siamo costretti a seguirlo nella caduta. L'America oggi domina il mondo su scala molto più vasta di quanto Roma potesse immaginare. Ma la storia e la natura hanno dimostrato che la dimensione non garantisce una sopravvivenza continua. Stiamo vivendo la stessa cosa che successe ai dinosauri. Evolvi o soccombi, cresci o muori. Cambia il modo di pensare e di agire. Perché l'universo, senza rimorsi, per quanto può sembrare spietato, ma questo è il bello della legge naturale, ti farà estinguere.
questione della sopravvivenza somiglia molto al Titanic. Una nave immensa, ritenuta inaffondabile, eterna. Affondò nel suo viaggio inaugurale, ma non c'erano abbastanza scialuppe di salvataggio per tutti. Se durante il viaggio, specialmente dopo la collisione con l'iceberg, si fossero organizzati per ricavare dal Titanic materiale per costruire imbarcazioni d'emergenza, si sarebbero salvate centinaia e centinaia di vite in più. Titanico è la parola giusta, racchiude perfettamente la portata e la complessità della civilizzazione industriale dell'uomo. Il Titanic affonderà e molte persone non ci crederanno finché non si troveranno sott'acqua. Rupert non è l'unico ad avere questa lugubre visione del futuro. Anche altri prevedono la caduta dell'America. Ciascuno ritiene che la causa sarà differente, ma il risultato finale è brutalmente simile. Si incontrano per confrontarsi, per cercare di muoversi in anticipo sulle sfide che dovremo affrontare e per decidere quale minaccia sia la più imminente. La priorità più importante è quella di salvare vite. Se devo riassumere tutti i problemi in un'unica parola, questa è sovrappopolazione, perché oggi ci sono 5 miliardi di persone che non esistevano all'alba dell'era petrolifera ed esistono solo grazie al petrolio e ai gas naturali. Sembra quasi di parlare della grande estinzione, come quella del Permiano-Triassico, la madre di tutte le estinzioni di massa. C'è già un'estinzione di massa in corso. Si può chiamare la Grande Moria. Aggiungerò qualche riflessione. Io non prevedo nessuna moria. Il vero ostacolo sono i troppi errori commessi dal nostro sistema finanziario. Abbiamo vissuto oltre le nostre possibilità e abbiamo continuato a farlo concedendo più credito e ne pagheremo le conseguenze. Il sistema finanziario che conosciamo è del tutto insostenibile e ci saranno grossi cambiamenti. Quando avvengono questi cambiamenti, la storia ci insegna che le persone tendono ad aiutarsi a vicenda. E più la gente è preparata, meno probabilità ci sono che lo shock finanziario si trasformi in disastro. L'America di oggi è la nazione più potente dall'alba dell'umanità, ma la storia ci insegna che gli imperi crescono per poi cadere inevitabilmente. Le circostanze cambiano, ma non i risultati. Ora c'è chi pensa che il destino dell'America non sarà diverso. Uno di loro è Nathan Higgins, nato nel 1965 a Milwaukee, Wisconsin. Con un dottorato di ricerca in risorse naturali, questo ex investigatore bancario gestiva una compagnia di investimenti, giunto alla conclusione che il nostro attuale sistema economico è insostenibile. Si dimette. Il nostro sistema economico è un gigantesco schema di Ponzi. In parole povere, molti dei debiti e dei crediti esistenti potrebbero non venire mai saldati. Questo avrà forti conseguenze per il ceto medio americano. Il capitalismo dovrà essere riveduto e corretto, oppure sarà un disastro. Quello che abbiamo ora è stato un fallimento. Il futuro sarà molto diverso dal passato, principalmente per il fatto che l'economia mondiale non crescerà più. Fino a 12.000 anni fa gli umani vivevano di caccia, raccolti, nomadismo. E poi abbiamo cominciato a sviluppare tecniche di agricoltura con cui potevamo coltivare prodotti da non consumare il giorno stesso. Potevamo immagazzinarli per mesi o per un anno. E poi abbiamo intrapreso uno stile di vita più sedentario, sviluppato la tecnologia, eccetera, eccetera. Poi nel 1700 abbiamo vinto il jackpot dell'energia quando abbiamo capito come usare il carbone. Di conseguenza nel 1800 è venuto il petrolio e nell'ultimo secolo i gas naturali. Ora la domanda è: che cosa rimpiazzerà i combustibili fossili? Oggi per ogni americano ci sono da 200 a 300 schiavi dell'energia che fanno un lavoro che diamo per scontato. L'energia del taxi che mi ha portato qui oggi, le luci di questo edificio,
Il cibo che viaggia 2400 chilometri per arrivare nei nostri piatti, tutto questo richiede energia. Tutte queste cose ci vengono fornite grazie all'impiego di energia fossile, così potente e adatta alle necessità umane da sembrare quasi magia. Huygens ritiene che l'attuale depressione globale sia l'inizio del collasso economico, che si intensificherà quando le risorse naturali si esauriranno e le energie alternative non faranno in tempo a rimpiazzarle. La tecnologia è in corsa con lo sfruttamento vince. La gente deve capire che viviamo in un pianeta finito, che abbiamo pretese e necessità virtualmente infinite, ma questi due valori si scontrano l'un l'altro. E allora che cosa faremo? Siamo talmente forniti di risorse naturali, 60, 70, 80 anni, che non abbiamo mai pensato che potesse essere un problema. Ci sono state recessioni e una grande depressione, ma ci siamo sempre ripresi. Basiamo le nostre aspettative sulla convinzione che queste risorse ci saranno anche nel futuro e abbiamo uno stile di vita che non è più sostenibile. Possiamo vivere bene, ma solo se ci rendiamo conto che ci sono dei limiti. E il nostro sistema economico non capisce che ci sono dei limiti. Il sistema finanziario che conosciamo è del tutto insostenibile e ci saranno grossi cambiamenti. L'idea che il nostro sistema economico sia un completo fallimento è difficile da credere, ma Huygens porta il monumentale debito dell'America come prova. L'equilibrio tra quel debito e le nostre risorse disponibili è delicato. Quando viene a mancare, il sistema collassa. Abbiamo costruito un'intera civiltà industriale sulla convinzione che le risorse aumentino ogni anno. Ora sappiamo che sono difficili da trovare. E per tenere in vita il sistema, abbiamo immesso nell'economia americana e mondiale sempre più credito. Abbiamo creato un immenso baratro di debiti. E in questo momento siamo come Vil Coyote. Precipitiamo nel burrone mentre il governo ci rassicura che va tutto bene. Ma in realtà, proprio dietro l'angolo, le cose vanno molto diversamente. Le necessità basilari come cibo e acqua, perché la gente ha bisogno di mangiare, diventeranno molto più urgenti nelle nostre menti di quanto non lo fossero nella Grande Depressione. Gli anni 20 erano un periodo in cui molte persone investivano nel mercato azionario. Nel martedì nero il mercato azionario perse il 12%, due mesi dopo il 40%, e dall'apice del 1929 fino ai minimi della metà degli anni 30 perse il 90% del suo valore. Nella Grande Depressione, circa 35 milioni di persone vivevano in famiglie interamente disoccupate, su una popolazione di 120 milioni. In quel decennio le entrate medie dei lavoratori calarono del 40%, quindi c'era tanta disperazione. Il governo sta tentando la stessa cosa che fece negli anni 30, prestando denaro per stimolare l'economia. Ma il problema è che non possiamo continuare a prendere denaro dal nulla e inserirlo nel sistema sperando che vada tutto a posto. Non puoi risolvere una crisi dei crediti aggiungendo altri crediti. Punto e basta. L'economia americana riparte dalla Grande Depressione per diventare più solida e dinamica che mai, rafforzando la teoria dei mercati ciclici, in cui un'espansione è seguita da una crisi e infine da un'espansione ancora maggiore. Huygens ci avvisa, questa è più una speranza che un fatto. Credo che gli Stati Uniti siano insolventi e che alcuni di quei debiti che ci portiamo dal passato stiano per tornare a casa, dobbiamo affrontare la realtà. La bancarotta arriva quando le persone vogliono i soldi, quando vogliono le garanzie per riaverli indietro. L'America, purtroppo, si è ritrovata con molti di questi problemi, in parte dovuti a una dissonanza cognitiva. Dissonanza cognitiva
è quando il nostro cervello non vuole accettare la gravità o la serietà di una situazione. Un ottimo esempio è nel libro Collapse di Jared Diamond, in cui parla di una diga che sta per rompersi, con la gente a 5 km a valle molto preoccupata. Quelli che abitano a 3 km sono terrorizzati, ma chi abita entro un chilometro e mezzo o proprio sotto la diga non è affatto in pensiero. Se le cose sono troppo spaventose e minacciose, il nostro cervello va fuori fase, perché influenzerebbero il nostro comportamento e sarebbe troppo doloroso da accettare. Metti insieme petrolio, credito, impoverimento di combustibili fossili e tutto quello che comportano e diventa insopportabile. Il disastro finanziario in arrivo può dar vita a diversi scenari. Forse non ci sarà più una valuta americana, oppure verrà rimpiazzata da qualcos'altro. Magari hai $100,000 in banca e il giorno dopo ti svegli con $10,000 patriottici o qualcosa del genere. È già successo diverse volte. Ricordiamo ancora la Germania degli anni 20, quando finì il sistema dei titoli, eliminarono la valuta e la rimpiazzarono. Gli americani medi sanno che c'è qualcosa che non va. Ma il problema è che non parlano. Non si fanno sentire perché non sanno che cosa fare. Secondo Higgins, la crisi finanziaria senza precedenti è la minaccia più grande all'America di oggi. Il dibattito continua. I problemi sono tutti correlati: economia, energia, cibo, acqua e il sistema che c'è dietro. Perché viviamo in un mondo in cui se hai il denaro puoi comprare tutto. Personalmente metto l'acqua in cima alla lista, perché di tutte le cose che avete citato abbiamo fatto a meno in passato. Non abbiamo mai vissuto senza acqua, ecco perché la diamo per scontata. L'abbiamo sempre avuta, ma sta finendo e non lo vediamo. Viviamo in un'economia dell'acqua, non in un'economia del petrolio. L'acqua alimenta il mondo. Nei prossimi 5 anni, a questi ritmi, avremo molte più opzioni per risorse energetiche e molte meno per l'acqua. Ma qual è la grande differenza? Ci sono sostituti del petrolio, ma non ce ne sono per l'acqua. La gente un giorno guarderà indietro, al XXI secolo, e dirà: ma a cosa pensavano? La storia di ogni impero è una storia di ascesa e caduta. Anche se gli Stati Uniti hanno avuto la loro parte di tempi duri, la speranza è sempre stata quella di continuare a crescere. Ma la storia ci avvisa che un giorno dovremo fare un grande passo indietro. Alcuni credono che quel giorno sia oggi. A dispetto di quello che dicono i giornali, a me non sembra che stiamo costruendo un mondo migliore. La mia esperienza è che la qualità della vita sia peggiorata anziché migliorata. Sembra proprio che facciamo parte di una specie cinica ed egoista. La razza umana ha molte qualità che la riscattano. Il problema è quale di queste vogliamo far prevalere. Il problema è quale scegliamo di far diventare il nostro punto di riferimento. Io continuo a dire che il problema più pressante è la crisi economica in corso. Siamo passati attraverso una grande abbondanza di risorse che stiamo bruciando. E solamente quando toccheremo il fondo, cominceremo a cambiare gli obiettivi da raggiungere e a usare la tecnologia per uscire da questo disastro. Prima o poi, nel prossimo decennio, la finanza ci presenterà il conto e dovremo drasticamente tirare la cinghia, consumare di meno, perché ci saranno meno risorse disponibili. Oggi gli Stati Uniti usano il doppio dell'energia usata in Irlanda pro capite. Eppure, secondo attenti studi, loro sono felici quanto noi. Usiamo 37 volte più energia dei filippini. E anche loro sono felici quanto noi. Quindi sono sicuro che qualunque cosa succeda saremo capaci di adattarci. È solo il lasso di tempo di 6 mesi in cui succederà a preoccuparmi. Vorrei fare un solo commento mentre discutiamo di quali siano i problemi più urgenti. Ci preoccupiamo della prossima generazione? Ci preoccupiamo delle altre specie? Ci importa di quante specie umani abiteranno il pianeta nei prossimi 300 anni? O ci importa solo del 2025? Quasi tutti si preoccupano del prossimo weekend. Già.
Il punto è questo. Ci siamo evoluti senza badare alle situazioni finché non ci stanno davanti. C'è qualcosa che un economista chiamerebbe tasso di interesse, cioè quanto valutiamo il presente rispetto al futuro. Un tasso di interesse 1 significa che dobbiamo preoccuparci solo di questo istante. Se hai un pesce rosso e devi stare fuori casa per 4 giorni e gli dai il cibo di 4 giorni tutto insieme, mangerà fino a scoppiare. Tasso di interesse 0 è come essere un robot. Puoi vivere 1 milione di anni e ti preoccupi di oggi come ti preoccuperesti per l'anno 2177. Gli umani hanno tassi di interesse a picco e questo significa che noi come specie non ci curiamo dei nostri problemi finché i problemi non ci guardano dritto negli occhi. Il petrolio, i cambiamenti climatici e tutti i grandi temi di cui parliamo riguardano i prossimi 10, 20 o 30 anni. Hanno un peso zero per la persona media che ne sente parlare. Se non c'è carta igienica al supermercato e leggi che non ce n'è in tutto il paese, allora dici: oh mio Dio, faccio rifornimento di carta igienica. Quindi la gente ha bisogno di un segnale diffuso per capire che la scarsità e il cambiamento stanno per arrivare. Huygens crede che le persone non riconoscano il cambiamento finché non se lo trovano davanti. Ritiene anche che i grandi cambiamenti possano arrivare prima che ce ne rendiamo conto. La valuta che usiamo potrebbe sparire e venire rimpiazzata. Non è immaginazione. Il nostro segretario del Tesoro l'anno scorso ha parlato di valuta globale. Sono assolutamente convinto che l'imposizione di una valuta globale non farà che accelerare il crollo generale. È utile ricordare che le banconote hanno solo 150 anni. È stato un esperimento a brevissimo termine. Posso dirottare la conversazione verso una questione più pratica per un momento? Le cose che sto ascoltando sono molto affascinanti, ma sono d'accordo a metà. Cosa pensate dei problemi pratici che avremo in futuro? Cioè che noi e il nostro mondo stiamo esaurendo l'acqua. John Cronin, nato nel 1950, è il direttore dell'Istituto per i Fiumi e gli Estuari e membro anziano della Pace University. Ha studiato i reati ambientali in tutto il paese e sta sviluppando una rete tecnologica per rilevare dati in tempo reale sulla qualità dell'acqua. Vede nella scarsità di acqua potabile la minaccia più incombente sull'America. Non viviamo in un'economia del petrolio. Viviamo in un'economia dell'acqua. Se la perdiamo, perderemo la vita americana come la conosciamo oggi. L'acqua è la sostanza da cui dipendiamo. È alla base della vita, è alla base del pianeta, ma in tutta la nazione e nel resto del mondo, di fatto sia la quantità che la qualità dell'acqua è in forte pericolo dal XXI secolo. La carenza d'acqua negli Stati Uniti occidentali è sempre nei titoli dei quotidiani. Nel 2010 il governatore Schwarzenegger ha dichiarato agli organi legislativi californiani che non avrebbe più firmato i loro conti finché non avessero trovato rimedio alla scarsità d'acqua in California. Ecco quanto è grave. Nel Midwest c'è l'Ogallala. È un'immensa distesa di acqua dolce intrappolata sottoterra, il residuo di un ghiacciaio. Non è stata creata dalla pioggia e la pioggia non la alimenta. Perciò, se la consumiamo, cosa che già facciamo, spaziamo via la più grande riserva d'acqua dolce di quella regione degli Stati Uniti. A Baton Rouge, Louisiana, se vai in un ristorante che cucina frutti di mare, trovi un cartello sul muro che ti avvisa che mangiare frutti di mare può essere pericoloso per la tua salute. Se vai alla baia di San Francisco e ti siedi sul molo, ci sarà un cartello che ti avvisa che se prendi un pesce nella baia o lo mangi, può essere pericoloso per la tua salute. C'è un avviso per ogni fiume e torrente nello stato di New York. Se mangi più di un pasto di pesce a settimana, può essere rischioso per la tua salute. Il danno è così grave che il cibo su cui facciamo affidamento in quei corsi d'acqua è troppo rischioso da mangiare. Le fondamenta della civiltà, cioè fiumi e corsi d'acqua,
stanno cominciando a crollare e anche la società costruita su di essi è in declino. L'inquinamento è in crescita. Stiamo consumando troppa acqua. Non siamo alla soglia di una crisi, siamo nella crisi. E se non facciamo subito qualcosa, la crisi raggiungerà un livello da cui non ci riprenderemo. Le storie dei grandi imperi mondiali condividono tutte un tema ricorrente: l'acqua. È stata motivo di guerre e la sconfitta ha significato la morte di intere civiltà. Oggi John Cronin ritiene che per l'acqua ci sia sempre più domanda e sempre meno disponibilità. L'acqua è una parte importante della nostra storia, come guerre, rivoluzioni, arte e musica. Ma siccome la diamo per scontata, non la vediamo come base della società. Se le fondamenta continuano a crollare, di conseguenza crollerà anche la società al di sopra. Non è un fenomeno nuovo, anzi è vecchio come la civiltà stessa. In Mesopotamia, 6.000 anni fa, dove oggi sorge l'Iraq, i Sumeri inventarono l'irrigazione, usando l'acqua dei fiumi Tigri ed Eufrate. E come noi siamo noncuranti nell'uso dell'acqua, lo erano anche i Sumeri. Nel tentativo di sfamare la loro popolazione in aumento, irrigarono troppo. I contadini volevano ridurre l'irrigazione, ma i loro governanti si rifiutarono, perché il cibo era una fonte di potere. La conseguenza per i Sumeri fu la morte della loro civiltà. Oggi i rischi per noi sono altrettanto alti. Immaginate le conseguenze per le operazioni quotidiane di un'intera nazione. Se alla Casa Bianca finisce l'acqua, tutti dovranno andarsene da lì. Se negli uffici del Congresso finisce l'acqua, tutti lasceranno il Congresso. Se va via la luce, rimani seduto alla scrivania, ma se finisce l'acqua, devi andartene. Non puoi fare altro. Non puoi usare il gabinetto, non hai niente da bere. Abbiamo parlato dell'idea che l'acqua finisca veramente. Dobbiamo pensare a come succede. Prima cosa, se scarseggia l'acqua, tutto viene razionato. Il razionamento comporta molte cose, per esempio, se ti piace essere pulito ogni giorno, forse non potrai più esserlo. In Australia non ti è permesso fare una doccia più lunga di 5 minuti. È contro la legge. Vuol dire che l'acqua che prima bevevi dal rubinetto dovrà essere bollita ogni volta, perché dovremo attingere a riserve di qualità inferiore. Quando arrivi al punto in cui le risorse sono così scarse che ogni giorno è tutto razionato, diventa una spirale discendente, perché la popolazione è in aumento. Guardiamo altri posti del mondo. Singapore. Singapore è un monito per il resto del mondo. L'intero futuro di Singapore ora è basato sul riciclo delle acque di scarico in acqua potabile. E sapete chi altro ci sta pensando? L'Australia, California, Arizona. Stanno meditando sul profondo cambiamento culturale necessario perché i cittadini accettino l'idea di riciclare le acque di scarico per trasformarle in acqua potabile. Nel 2007, l'ente geologico americano ha previsto che almeno 36 stati affronteranno una carenza d'acqua entro 5 anni. Significa che alcuni di questi stati sono già in difficoltà. Cronin è preoccupato non solo per la quantità dell'acqua, ma anche per la qualità. 19 milioni e mezzo di abitanti degli Stati Uniti si ammalano per colpa di batteri, virus e parassiti ogni anno. Derivano dall'infiltrazione di rifiuti organici nell'acqua potabile. Nel XXI secolo è terrificante perché uno dei problemi più annosi con cui la civiltà ha a che fare è tenere separati i rifiuti organici dall'acqua che beviamo. Se fosse l'influenza a causare quel tipo di conseguenze, tutti gli esperti in medicina e le autorità del paese sarebbero in allarme. E se non fermiamo quell'inquinamento, il numero di malattie è destinato a crescere fino ai livelli di una pandemia.
Lo scarico di liquami negli oceani e nei fiumi, da parte degli impianti di trattamento, può contaminare l'acqua potabile non solo con batteri e virus, ma anche con le sostanze chimiche delle bevande e delle medicine che assumiamo. Una delle scoperte sull'inquinamento più allarmanti dell'ultimo decennio è che le sostanze che usiamo ogni giorno e che gli impianti di trattamento non rimuovono stanno facendo la loro comparsa nelle acque degli Stati Uniti. Quindi cominciamo a trovare caffeina nei pesci. Noi assumiamo caffè, finisce nel gabinetto, arriva all'impianto di trattamento che non è attrezzato per rimuovere la caffeina, che perciò esce dall'impianto e fluisce nel fiume vicino per poi arrivare nel pesce. Forse la caffeina non sarà un problema, ma altre cose sì. Quegli impianti non sono progettati per rimuovere sostanze chimiche tossiche. Farmaci, droghe prescritte dal medico. Se prendiamo l'influenza o qualche virus, questo attraversa le nostre riserve d'acqua, finché un giorno ci sveglieremo con una vera e propria epidemia. Cronin insiste molto sull'acqua in quanto base della nostra società. Pensa che abbiamo bisogno di innovazioni tecnologiche per poter misurare precisamente cosa c'è nella nostra acqua in ogni momento. Vi faccio un esempio. Posso prendere un cellulare e dirvi l'indice UV e l'umidità relativa, quasi in tempo reale, da qualunque posto del pianeta. Nessuno può dirvi in tempo reale cosa c'è nell'acqua che state bevendo. Salveremo milioni di vite se avessimo una tecnologia, un allarme in grado di dirci cosa c'è nell'acqua. Ma come possiamo realizzarla? Quello che dici è uno dei miei cruci maggiori, perché se possiamo fare misurazioni, possiamo controllare tutto. Esatto. È incredibilmente pomposo e stupido. Quello che vedo nella nostra cultura moderna, secondo me, è una malattia da troppa magia. E forse è davvero un bene che la razza umana stia per affrontare l'azzeramento delle proprie attività. Non necessariamente un collasso, diciamo un azzeramento. James Howard Kunstler, nato nel 1948 a New York City, giornalista investigativo e autore, si interessa fin dagli anni 70 dell'industria petrolifera. Ha vissuto l'embargo del petrolio imposto dai fornitori stranieri. Ora è convinto che il pianeta ne imporrà presto un altro più esteso, che probabilmente porterà al collasso della società che conosciamo. Quando ero un giovane reporter negli anni 70, ho seguito l'embargo dell'OPEC del 1973 e ne rimasi molto impressionato. Vedevo la fila ai distributori di benzina, la gente non poteva andare al lavoro. Ricordo benissimo che in qualche modo ero riuscito a procurarmi una tanica di benzina. Dovevo andare fino a New York per incontrare una ragazza. Mi sono messo al volante e per 240 chilometri ero l'unico sull'autostrada. Era come se tutta la Terra si fosse fermata. Mi ha fatto molta impressione vedere quanto è fragile il mondo quotidiano a cui siamo abituati. Era 40 anni fa. Penso che la crisi energetica del XXI secolo sarà molto diversa, più dura, e avrà ripercussioni permanenti che scuoteranno le vite di generazioni a venire. Siamo diretti verso territori inesplorati della civiltà. Credo che gli americani delle prossime generazioni saranno sbalorditi vedendo come abbiamo sperperato la ricchezza del XX secolo. La storia è un cimitero di imperi caduti e oggi qualcuno dice che l'America rischia di subire lo stesso destino. Tra questi, James Kunstler è convinto che l'impoverimento delle riserve petrolifere giocherà un ruolo critico nella nostra caduta. Il picco petrolifero è il momento della storia in cui un pozzo, una regione o una nazione producono la massima quantità di petrolio possibile.
Gli Stati Uniti hanno avuto il loro picco nel 1970. Era 40 anni fa. Producevamo 10 milioni di barili al giorno e ora siamo a 5 milioni al giorno. Il problema si ha quando il mondo raggiunge il picco petrolifero, cioè oggi. Siamo in piena discesa e sarà sempre più ripida. La storia del petrolio comincia intorno al 1860. Gli Stati Uniti sono stati la prima nazione a sviluppare un'industria petrolifera complessa e articolata. Ed è una cosa normale da molte generazioni. Quindi è difficile per noi immaginare di non avere petrolio. Ma di fatto il picco petrolifero americano c'è stato nel 1970. Quarant'anni fa l'America produsse più petrolio di quanto ne avesse mai prodotto in un anno, cioè circa 10 milioni di barili al giorno. E da quel momento è cominciato il declino. L'America ha rimediato al problema dell'impoverimento delle riserve importando petrolio da altri paesi. Il problema è che quando il mondo raggiunge il suo picco di produzione, non possiamo importare petrolio da altri sistemi solari. Si crede che il declino sia lento, come se stessimo scivolando pian piano nell'impoverimento. Ma questo non rappresenta affatto la realtà della situazione. Il punto cruciale è come i grandi sistemi complessi della vita quotidiana cominceranno a destabilizzarsi, alimentando le reciproche debolezze, man mano che entriamo in questo problema del picco petrolifero. Negli Stati Uniti vengono consumati ogni giorno 20 milioni di barili di petrolio, in gran parte importato, e ogni giorno la nostra domanda di petrolio aumenta. Il petrolio è una risorsa finita. Il governo degli Stati Uniti è al corrente del problema. Il Dipartimento americano per l'energia ha assunto una società di consulenza scientifica diretta da Robert Hirsch. Il suo rapporto venne pubblicato nel 2005. Hirsch sosteneva che senza dubbio c'era un problema di picco petrolifero che avrebbe scosso il nostro mondo, che avrebbe cambiato ogni aspetto della vita quotidiana delle società avanzate, privandoci di molte comodità, divertimenti e necessità che abbiamo sempre dato per scontati. Il rapporto Hirsch è stato insabbiato dal Dipartimento per l'Energia, perché secondo loro non c'era modo che il popolo americano accettasse l'idea che il suo stile di vita fosse a rischio. In quel rapporto c'erano davvero brutte notizie. Diceva agli Stati Uniti che la crisi era imminente. L'America non ha voluto ascoltare. Era troppo doloroso. Il rapporto Hirsch prevede che la produzione mondiale di petrolio raggiungerà il suo apice in questo decennio, o comunque entro il 2030. Dichiara anche che il costo economico, sociale e politico non avrà precedenti. Il problema del picco petrolifero non è restare senza petrolio. Cosa succederà a tutti i sistemi complessi da cui dipendiamo ogni giorno? La produzione di cibo è uno di questi sistemi, cioè l'agricoltura industriale che impiega tanto petrolio e gas, i grandi allevamenti di animali che forniscono formaggi, polli, maiali e chissà cos'altro. È così che facciamo agricoltura, è così che mangiamo in America. Tutto questo finirà presto e sarà un immenso problema. Non puoi immaginare qualcosa di più destabilizzante per la cultura di un popolo affamato. Il modo in cui produciamo le cose, le compriamo, le vendiamo e le facciamo circolare, cambierà tutto.
C'è stato un solo modello negli ultimi 30 anni ed è il commercio al dettaglio su scala nazionale. Gigantesche corporazioni che muovono massicce quantità di merce. I camion che circolano continuamente sulle autostrade caricano la merce a San Pedro, California e attraversano la nazione fino a Filadelfia. È così che funziona in America. Per la gente è normale, amano Walmart, è diventata un'istituzione come la torta di mele della mamma. In America si fantastica molto, c'è la speranza che riusciremo a procurarci quelle cose in altri modi, che guideremo ancora, che faremo funzionare Disneyland, il sistema di autostrade, il Walmart e l'esercito con qualcosa che non sia petrolio. Non succederà. E ne rimarremo molto delusi. Svilupperemo alternative ai combustibili fossili, ma molti esperti ritengono che non potremo mai sostituirli. Il petrolio è semplicemente più potente e costa meno di qualunque altra fonte di energia, almeno per il prossimo futuro. Non siamo la prima società della storia ad affrontare l'impoverimento della propria risorsa più preziosa. Dobbiamo solo sperare di essere i primi a superarlo. Si dice spesso che la storia non si ripete mai, ma in realtà vediamo cose simili accadere in modo diverso. Altre culture sono finite nei guai per le loro risorse e per le contromisure prese dalla politica. Siamo come Roma antica, però con baseball e pizza. Guardate cosa è successo all'Isola di Pasqua. Era una cultura polinesiana su una remota isola del Pacifico. Se ci vai oggi, trovi un'isola brulla popolata da pietre gigantesche lasciate dagli abitanti. Ma l'isola non è sempre stata arida, era ricoperta di alberi. E gli alberi erano per gli abitanti dell'isola quello che il petrolio è per noi oggi, la risorsa primaria. Li usavano per tutte le necessità quotidiane e stimiamo che all'apice della civiltà la popolazione crebbe fino a circa 20.000 persone. Ma prima di rendersene conto non rimasero più alberi, così quella civiltà crollò nella disperazione. Ci sono molte prove che nell'ultima fase del collasso cominciarono a praticare il cannibalismo. Poi costruirono questi immensi monumenti di pietra. Forse è stato un tentativo per pregare gli dèi di donare loro altre risorse. Possiamo affermare con sicurezza che se una società diventa più timorosa, disperata ed economicamente stressata, il senso di delusione aumenta. Credo sia un meccanismo che il cervello umano innesca quando è in uno stato di disperazione. Un mondo senza combustibili fossili sarebbe un posto oscuro e difficile. Qualcuno crede che possiamo ancora trovare soluzioni se ci muoviamo subito. Molti, come Kanzler, sanno che se non troveremo alternative ci saranno ripercussioni sulle prossime generazioni. Credo che la gente del futuro ci guarderà con un senso di nausea per quello che abbiamo fatto. Abiteranno un pianeta in cui le risorse sono state largamente sfruttate e dovranno tornare a vivere grazie all'energia solare del pianeta. Insomma, la luce del sole. Si ritroveranno con la nostra eredità, una borsa completamente vuota. Penso che il futuro sarà difficile per l'America. Sarà un posto incredibilmente austero. Si lotterà per restare al caldo in inverno, per cibarsi o per trovare qualunque tipo di lavoro. Si vivrà tra i detriti e i relitti dell'era industriale, cercando di tirar fuori qualcosa da quello che è rimasto. L'America probabilmente dovrà ritirarsi nel suo angolino di mondo, l'emisfero occidentale, con meno speranze di poter influenzare e moderare il comportamento di altre persone nel mondo.
e una ridotta capacità di controllare i grandi temi dell'economia mondiale e della politica globale. Siamo molto presi psicologicamente dal mito di ciò che siamo diventati nel XX secolo. La potenza più grande che il mondo abbia mai visto, l'economia più solida che il mondo abbia mai visto. È stato bello, molto divertente, eccitante e conveniente. Qualcosa di esaltante, stupendo. E ora abbiamo chiuso. È finita. James Kanzler è convinto che niente possa contrastare il picco petrolifero, ma sia lui che altri sono sicuri che il disastro conseguente sarà minore se facciamo qualcosa subito. Per me la cosa più importante è stimolare e liberalizzare la produzione locale di cibo. Fare tutto il possibile perché le persone coltivino cibo vicino casa. Ma come fai a coltivare il tuo cibo se vivi in un appartamento ai piani alti? Succede già in tutto il mondo. Ci sono giardini sui tetti, sui balconi, magazzini sfitti e aree metropolitane vengono convertiti all'agricoltura curata dalla comunità. È sufficiente per vivere? Sufficiente a sfamare più persone che in altri modi. Non ho la bacchetta magica per consentire a tutti di continuare a vivere come prima. Ero un poliziotto. Il mio lavoro è salvare più vite possibili. Questa è un'emergenza da pronto soccorso. Quando ti ascolto sento problemi di tipo umano, per esempio la carenza d'acqua, il collasso economico, la scarsità di petrolio. Non si affrontano i problemi dal punto di vista post-umano. In questo secolo vediamo che la tecnologia porterà macchine estremamente intelligenti che potranno davvero contribuire a trovare qualche soluzione, ma è un'arma a doppio taglio. Già. Le macchine costruite dall'uomo sarebbero così complicate che potremmo non capirle e quindi potremmo non prevedere il loro comportamento verso di noi. Forse diventerebbero molto ostili. Si calcola che avverrà verso il 2040. Molti spettatori di questo programma saranno ancora vivi quando succederà. Alcune delle minacce peggiori per il futuro dell'America sono collasso economico, carenza e inquinamento dell'acqua ed esaurimento del petrolio. Sono tutti mali che conosciamo, ma in agguato c'è un pericolo che potrebbe offuscarli tutti. Ha il potenziale per spazzare via l'umanità dalla faccia della Terra. Il professor Hugo De Garis, nato nel 1947 a Sydney, Australia, progetta intelligenza artificiale. La sua ricerca è all'avanguardia nello sviluppo di robot autocoscienti. Vede un futuro in cui le intelligenze artificiali sono molto più potenti di tutta la razza umana messa insieme. È solo una questione di tempo prima che l'umanità costruisca cervelli artificiali molto più intelligenti degli esseri umani. Questo è un immenso pericolo che, secondo me, eclisserà qualunque altro problema del secolo. Io la chiamo dominanza della specie. La gente lo dice da tanto tempo. Attenzione, i robot sono proprio dietro l'angolo. Quell'angolo è lì da 50 anni. E allora, quando succederà? Il robot Arthur, il secondo uomo meccanico costruito dai ragazzi della Oakland California High School. Arthur è il frutto di un mese di lavoro dopo scuola. Molti di voi avranno sentito parlare della legge di Moore. È degli anni 60. Dice che il numero di transistor su un clip raddoppia ogni anno e mezzo. Quindi è grazie a quella tendenza se oggi abbiamo abbastanza potenzialità nell'elettronica per poter davvero realizzare cervelli artificiali. Il governo sudcoreano mira a costruire un robot domestico. Ci sarà un utile e intelligente robot in ogni casa coreana entro il 2020. E Bill Gates afferma che entro il 2030 l'industria dei robot domestici sarà una delle più grandi e ricche del mondo. Come mai? Immaginate di avere una macchina in grado di sbrigare tutte le faccende di casa, così utile che sareste disposti a spendere grosse cifre per averla. La rapida accelerazione delle innovazioni tecnologiche negli ultimi anni potrebbe consentirci presto di creare robot con aspetto e comportamento simile agli umani. I
Immaginate che nel 2020 vi telefoni il vostro vicino dicendo: «Ehi, vieni a vedere il mio nuovo robot domestico». Bussate alla porta del vicino e il suo robot domestico apre, fa una battuta e voi restate a bocca aperta. Mio Dio, il vocabolario di questo affare è il doppio, il triplo del mio robot domestico ed è anche cinico, a senso dell'umorismo. Mio Dio, è impressionante! Così, due settimane dopo, vi precipitate a comprare l'ultimo modello. Insomma, la stessa cosa che facciamo oggi con l'iPod e l'iPad. Immaginate di farlo diverse volte. Ogni nuovo modello diventa sempre più intelligente. Il quoziente di intelligenza dell'uomo è qui. E quello del robot è qui. E poi diventa chiaro a tutti qual è la tendenza, giusto? La distanza, la differenza tra i due quozienti diminuisce, si assottiglia sempre più anno dopo anno. Perciò è ovvio che è solo una questione di tempo prima che il livello di intelligenza dei robot domestici raggiunga quello umano. Gli scienziati hanno previsto da tempo quella che chiamano singolarità. Questa teoria afferma che l'intelligenza artificiale finirà per sviluppare l'autocoscienza e ragionare in maniera indipendente dal controllo umano. De Garis crede che quando arriverà alla singolarità, la razza umana sperimenterà per la prima volta la competizione per essere la specie dominante del pianeta. L'idea di dominanza della specie sembra fantascienza alla maggior parte delle persone, perché oggi le macchine non sono intelligenti. Ma sono io stesso un costruttore di cervelli e so che ci sono migliaia di persone che lavorano sull'intelligenza artificiale. Conosco i progressi della neuroscienza, dei supercomputer che già oggi hanno una capacità di elaborazione simile al cervello umano. Tutti questi fattori messi insieme rendono molto reale il concetto di dominanza della specie. Facciamo un'analogia con gli anni 30. I fisici nucleari dicevano che sarebbe arrivata la bomba atomica e tutti li deridevano. Sembrava ridicolo. Una bomba, una città. È pazzesco. Ok, ma è successo 12 anni dopo la prima previsione. La gente cominciava a far tutte le domande più ovvie, tipo: queste macchine diventeranno intelligenti come esseri umani? Forse dovremmo fermarli? Possiamo fermarli? Se Bill Gates ha ragione dicendo che presto l'industria dei robot domestici varrà migliaia di miliardi di dollari, sarà un momento economico cruciale. Come si può fermare? E poi ci sarà una situazione militare critica, perché nel lasso di tempo di cui parliamo, cioè dal 2030, quale sarà la realtà politica militare? Secondo me sarà probabilmente la rivalità globale tra Stati Uniti e Cina. Immaginate di essere il ministro della difesa, ma non potete permettervi il lusso di far sviluppare a qualcun altro robot, soldati e sistemi militari più intelligenti. Anche se il pubblico si preoccuperà molto, la sicurezza nazionale dichiarerà che lo sviluppo andrà avanti. I benefici e le convenienze offerte dai robot intelligenti sono innegabili. Ed è facile immaginare quanto velocemente ci abitueremmo alla loro presenza. Ma la loro evoluzione sarà così rapida che De Garis si chiede quanto ci vorrà prima che lo schiavo diventi padrone. I cervelli artificiali diventeranno sempre più simili ai nostri cervelli, ai cervelli naturali. E dovete ricordare che quelli artificiali pensano milioni di volte più velocemente dei nostri. I nostri cervelli biologici elaborano alla velocità della chimica. I cervelli elettronici elaborano alla velocità della luce. Quindi potete immaginare che se uno di questi cervelli avesse un livello di intelligenza umano, potrebbe prendere un dottorato in pochi minuti, il che è spaventoso. Perciò, di fatto, non c'è limite alle loro capacità. Potrebbero avere non solo un pensiero molto più veloce, ma anche una memoria virtualmente illimitata, giusto? Potreste inserire tutta la conoscenza del mondo in un solo cervello artificiale. Potrebbero svolgere esperimenti su loro stessi, osservare i risultati, e se sono positivi potrebbero incorporarli in se stessi per ristrutturarsi, e il tutto alla velocità della luce. Sarebbero creature quasi divine. Gli ho dato un nome. Li chiamo Artilect.
L'abbreviazione di artificiale è intellect, perché è questo che sono, menti artificiali. Il potenziale di queste macchine è spaventosamente più grande di quello di noi umani. È possibile che in una forma estremamente avanzata possano decidere, per qualunque ragione che noi non possiamo comprendere, che noi esseri umani siamo inferiori a loro e trattarci come appestati. Immaginate un moscerino che si posa sul mio braccio. E io sono un umano, giusto? Ecco il moscerino. Lo schiaccio. Ma io sono umano. Non mi importa niente. Non abbiamo idea di quali sarebbero i loro comportamenti verso la nostra specie. Potrebbero decidere di liberarsi di tutto l'ossigeno perché arrugginisce i loro circuiti, no? E non preoccuparsi delle conseguenze che quella decisione avrebbe su di noi. Ops, un incidente! Che mira! Ma è stato un incidente? Arthur non parla. È un po' sospetto, visto che il controllo è a prova di stupido. Ma il robot Arthur è un amico innocuo e... ecco che arriva! Ecco il nostro futuro! Preoccuparsi di robot ostili può sembrare prematuro, specialmente a confronto delle minacce immediate del picco petrolifero e della carenza di acqua, ma anche queste crisi potrebbero con il tempo sembrare minori rispetto alla realtà di un mondo dominato da super esseri artificiali. Una cosa che mi terrorizza è il concetto che con l'impiego dell'intelligenza artificiale gli esseri umani possano sentirsi Dio. E francamente la cosa mi spaventa a morte. I problemi di risorse e di denaro in cui ci troviamo sono così gravi che secondo me metteranno fuori gioco questi progetti prima che decollino. Ma il punto è un altro. Non importa quello che diciamo. Il progetto sopravviverà se avrà mercato. E il mercato è definito dalla gente di fuori. Il mercato di cui parli è un accordo collettivo tra le persone e riguarda la realtà. E la realtà sta cambiando molto rapidamente. Hugo, sono molto affascinato dal tuo lavoro, da come descrivi le macchine che saranno miliardi di volte più intelligenti di noi, in grado di risolvere tutti i problemi più spaventosi. Sembra quasi che tutti i problemi che ci preoccupano verranno risolti dalle macchine. Personalmente mi preoccupa il pensiero che domani ci sveglieremo con 7-8 grandi città americane cancellate da una bomba atomica. E non c'è nessuna ragione per cui non possa scatenarsi un'apocalisse improvvisa. Luis Alvarez, che ha disegnato il meccanismo di innesco delle bombe di Hiroshima, ha detto: la gente non capisce che la parte più difficile non è far esplodere le bombe, ma impedire che esplodano. Molti esperti sostengono che ci saranno attacchi terroristici nucleari. Il combustibile nucleare è disponibile da troppo tempo. Finché esiste, qualcuno ne ruberà un po', assemblerà una o più bombe atomiche e le farà esplodere. Purtroppo è solo una questione di tempo. L'America che conosciamo oggi potrebbe essere molto diversa domani per le forze convergenti che minacciano non solo la nostra prosperità, ma ultimamente la nostra stessa sopravvivenza. Molti credono che la crisi prenderà piede gradualmente, ma alcuni pensano che succederà all'improvviso. La minaccia peggiore per l'America di oggi sono i terroristi nucleari. È fin troppo facile per loro rubare il combustibile nucleare, assemblare ordigni rudimentali e farli esplodere nelle metropoli americane. Robert Gleason, nato nel 1945 a Michigan City, Indiana, è l'editore esecutivo dei libri Thor Forge. Ha pubblicato gli scritti di ex membri di Pentagono, CIA, NSA ed FBI. Quello che ha sentito da questi uomini l'ha messo in allarme per una minaccia devastante.
Penso che uno dei problemi degli Stati Uniti è che il suo popolo si sente troppo sicuro, ha troppa fiducia nel futuro, oppure non gli importa affatto, è apatico. Credo sia importantissimo diffondere queste informazioni e svegliare la gente, anche se detesto dirlo. Far capire che il predominio dell'America nel mondo potrebbe finire stanotte in un battito di ciglia. Le armi nucleari, specialmente quelle termonucleari, sono come soli artigianali fatti detonare sulla Terra, piccole stelle in miniatura. Ma in questo caso, mentre il Sole ci dà la vita, queste stelle fatte dall'uomo portano la morte. Un aspetto delle bombe dei terroristi è che sono incredibilmente facili da costruire e far esplodere se hai il combustibile nucleare. Se ti procuri l'attrezzatura da una vecchia distilleria, in 6 mesi puoi costruirti un riprocessatore nucleare. Entro un mese avrai riprocessato scorie nucleari da avere plutonio a gradazione per le armi e far esplodere una bomba come quella di Nagasaki. Un altro modo per farlo è andare in un sito di stoccaggio nucleare e rubare il combustibile stesso. Come sappiamo, è spaventosamente facile riuscirci persino negli Stati Uniti. A Los Alamos hanno condotto uno studio camuffato ex membri delle forze speciali per vedere se riuscivano a rubare il carburante nucleare. I finti terroristi sono arrivati con un carrello e si sono portati via abbastanza combustibile da costruire una bomba. Questi sono gli Stati Uniti d'America. Se non riusciamo noi a mettere al sicuro il nostro combustibile nucleare, come può farlo il Pakistan, l'India o la Russia, paesi infestati da ogni tipo di corruzione? Michael Shore, che alla CIA ha guidato l'unità Bin Laden per anni, ha detto che Bin Laden era sempre stato ossessionato dall'idea di procurarsi armi nucleari. Al-Qaeda lo è tuttora. Sappiamo che per diverso tempo i russi hanno catturato fino a 500 persone all'anno mentre tentavano di rubare materiale nucleare. Che percentuale è del totale? Ce ne saranno 5.000? 50.000? Sappiamo solo il numero di persone catturate. E tutte le altre che non sono state prese? Mentre le bombe nucleari di tipo militare sono inaccessibili ai gruppi terroristici, gli analisti della sicurezza ritengono che siano in grado di costruire un potente ordigno rudimentale e di farlo esplodere. Può succedere in qualunque momento. Diciamo che mercoledì, alle ore 9 del mattino, in una nostra metropoli, un furgone entra in un parcheggio in un quartiere popoloso. Nel furgone ci sono i terroristi. Hanno un ordigno nucleare improvvisato molto semplice. Una bomba da 10 kiloton, delle stesse dimensioni di quella di Hiroshima. A seconda di quanto è complessa, possono aver impiegato meno di mezzo chilo di uranio altamente arricchito. Una simile quantità non è fuori portata. La zona di distruzione per una bomba così grande è di circa 2,5 km quadrati. Pensate per un minuto a cosa può esserci in quel raggio, prima di tutto scuole. Stazioni di autobus e treni affollate di pendolari. Musei con le opere d'arte più famose del mondo. E ovviamente turisti che passeggiano ovunque. Uffici, teatri, hotel, librerie pubbliche, ristoranti, abitazioni. A seconda di dove vi trovate, potrebbe esserci 1 milione di persone nell'area. Un'area che diventerebbe come Ground Zero. In pochi minuti ogni cosa, ogni persona che si trova in quel raggio, sparirebbe. Assistiamo alla crudele ironia della storia. Il rischio di scontro nucleare tra nazioni è diminuito, ma il rischio di un attacco nucleare è aumentato. Anche la più piccola quantità di plutonio, delle dimensioni di una mela, può uccidere e ferire centinaia di migliaia di persone innocenti. Le reti terroristiche come Al-Qaeda hanno tentato di procurarsi il materiale per un'arma nucleare, e se ci riuscissero, lo userebbero senz'altro. In quel caso sarebbe una catastrofe mondiale.
Il danno immediato di un attacco nucleare sarebbe catastrofico, ma le ripercussioni a lungo termine sarebbero peggiori. Il paesaggio americano cambierebbe per sempre. Le implicazioni sono così gravi che quasi tutti preferiscono addirittura non considerarle. Ho parlato con una serie di analisti militari che lavorano al Pentagono e all'Accademia Militare. Sostengono che il Pentagono non studia realmente il tema del terrorismo nucleare. Non hanno trovato studi classificati o meno svolti dal Pentagono. Secondo me, perché il terrorismo nucleare annulla tutto quello che sappiamo su strategie e tattiche militari. È la dimostrazione dell'assurdo della guerra. Dall'11 settembre, la minaccia del terrorismo è diventata parte integrante della vita di ogni americano. Quasi tutti la percepiscono come un problema che va oltre il loro controllo. Ma questo non sarà d'aiuto per i nostri bambini e per le prossime generazioni. Se un giorno i terroristi distruggeranno 8 città, avrete tutte le grandi apocalissi riunite in una sola. Parlate di carenza d'acqua? Non c'è acqua. Parlate di carenza di energia? Non c'è energia. È un elefante in salotto. Rifiutiamo di vederlo. Rifiutiamo di parlarne. Credo che le generazioni future guarderanno alla nostra apatia e resteranno inorridite. Dio mi dà la serenità per accettare le cose che non posso cambiare, il coraggio per cambiare quelle che posso e la saggezza per capire la differenza. Ma se vengo spazzato via da un attacco nucleare, c'è poco da fare. Da americano voglio agire in prima persona. Beh, sai, è facile dire che il problema più urgente è l'acqua, o il petrolio, o il denaro. Ma il problema è che arriveranno tutti insieme. Non importa quale arriverà per primo. Chissà, magari ci sarà il terrorismo nucleare, finiremo l'acqua o assisteremo al collasso finanziario. Ma non credo che nella storia americana ci sia mai stato un momento in cui abbiamo visto così tanti problemi apocalittici profilarsi all'orizzonte. Con problemi di tale portata e conseguenze così smisurate, la questione è se questi uomini riusciranno ad essere d'accordo su quale di questi problemi ci investirà per primo. L'America si trova in un crocevia senza precedenti in oltre 200 anni come nazione. Questi uomini hanno descritto la loro versione del futuro, ciascuna terrificante e apparentemente possibile. Ora devono decidere qual è la minaccia più grave per gli Stati Uniti e cosa possiamo fare per prevenirla. Abbiamo recuperato molto terreno. Abbiamo parlato di tante cose diverse. Sarebbe interessante se potessimo confrontarci su quello che consideriamo il problema più pressante e anche su cosa si può fare in proposito. E chissà, forse alla fine raggiungeremo un accordo. Hugo, cominci tu? Se mi chiedi qual è il problema più pressante, John, credo che sia l'acqua. È un bene primario, fondamentale. Quindi, se non risolviamo immediatamente questo problema, allora tutto il resto è perduto, crolla tutto. Immaginate di girare il rubinetto e che non esca niente. Io penserei, mio Dio, se non esce acqua dal rubinetto. Non è questione di sopravvivere 6 mesi o 6 anni. Non posso sopravvivere neanche 6 ore. Una delle prime conseguenze dell'esaurimento dell'acqua è che non c'è più igiene. Le malattie cominciano a diffondersi. Arriva la peste che pensavamo di aver debellato molto tempo fa. Il mondo sta finendo l'acqua molto rapidamente e la popolazione prolifera. Il consumo aumenta e le riserve d'acqua si riducono. Non so proprio quale possa essere la risposta a questo problema. Il fatto è che viviamo un'economia dell'acqua, molto più che un'economia del petrolio. L'acqua alimenta il mondo, ma il suo abuso è anche causa di una spirale di povertà, malattia, sofferenza umana e instabilità politica. Sta già succedendo in questo momento. Non c'è un'unica soluzione, non esiste una bacchetta magica che risolva i nostri problemi dell'acqua, per una serie di ragioni. Prima di tutto, i problemi dell'acqua sono radicati localmente. Dobbiamo guardare all'acqua che esce dai rubinetti come a qualcosa di più prezioso del petrolio, più prezioso dell'oro e anche dei soldi. Qualcosa che dobbiamo proteggere immediatamente, subito, in questo istante. Secondo, preoccuparci solo di un olocausto nucleare che forse ci sarà tra un anno o 2 o 10. Questa è una minaccia quotidiana. Ci siamo quasi dimenticati dell'acqua. Abbiamo l'impressione che le istituzioni se ne stiano occupando, ma non è così.
Probabilmente non conosciamo la portata del problema. La conoscenza deriva da spiegazioni e domande. Il pubblico americano reagirebbe se avesse la conoscenza. Il messaggio di John Cronin è chiaro. Proteggere le riserve idriche della nazione oggi o soffrire terribili conseguenze domani. Ma non tutti sono d'accordo che questo sia il problema più pressante. Penso che stiamo per affrontare molteplici crisi, ma credo che si manifesteranno prima nel sistema finanziario e monetario. E le implicazioni dipenderanno da come i governi reagiranno nell'ambito del commercio internazionale e della disponibilità di risorse. Alcuni presupposti essenziali del nostro sistema economico dovranno essere riesaminati e penso che stia già succedendo. Penso al 2008, a Lehman Brothers. Siamo andati a tanto così dallo sfacelo totale. E le persone ai vertici stanno pensando a come evitare che riaccada in futuro, a come ridisegnare il nostro sistema finanziario ed economico perché non accada mai più. Per poter arrivare, come dice Hugo, ai cervelli artificiali sterminatori tra 50 anni, dobbiamo prima superare i prossimi 10. Credo che la crisi biofisica di energia e acqua sarà la prima a manifestarsi come crisi sociale. Michael, quale vedi come problema concreto più urgente? Oggi un americano su 7 è sotto la soglia della povertà. Una famiglia su 8 usa i buoni pasto statali e stanno aumentando. 30-40 milioni di disoccupati a seconda di chi svolge le statistiche. Le persone soffrono a causa del collasso economico, inasprito dalla scarsità di risorse, di petrolio, di energia, acqua dolce e tutto il resto. Vedo i segnali di un cambiamento nelle coscienze umane. Segnali molto chiari di un risveglio globale. Tantissimi milioni di persone lo capiscono. La scelta di rilocalizzare la produzione di cibo, di avere coltivazioni vicino casa, di istituire gruppi di supporto vicino a dove vivi, fa parte di un movimento su scala mondiale. Non sono convinto che la maggior parte di questi gravi problemi possa essere classificata in ordine di importanza. Credo che si ripercuoteranno l'uno sull'altro. La mia idea di base è che esista una serie di fallimenti che fanno a gara per metterci al tappeto come civiltà industriale avanzata. Pur essendoci un consenso sull'idea che una società basata sui debiti e la scarsità di acqua siano i nostri problemi più grandi, i pareri sono più discordi su cosa può essere fatto per salvarci da un potenziale collasso. C'è una serie di predatori famelici lì fuori e sembrano convergere. Le cronache sono chiare al riguardo. L'energia, gli attuali problemi delle banche, la scarsità di capitali, i fallimenti del governo e il ruolo delle leggi nel nostro sistema finanziario. Sono problemi incredibili che ci aggrediranno violentemente. Ci azzanneranno tutti insieme come un branco di lupi. Ci sono tre cose che raccomando di fare. La prima è ristabilire il ruolo della legge nella pratica bancaria e finanziaria. La seconda proposta è dirigere le nostre risorse in calo nella ricostituzione delle economie locali. La terza cosa che dovremmo fare è ricostruire il sistema ferroviario degli Stati Uniti. E va fatto subito, altrimenti non credo che ci sarà qualcosa fisicamente in grado di tenere il paese unito come cultura, popolo e nazione. Abbiamo parlato molte volte del collasso di una civiltà industriale avanzata e le mie ricerche sulle civiltà storiche suggeriscono che alla fine il nostro popolo si riprenderà meglio di quanto non si creda. La persona media deve pensare a un futuro in cui, anziché avere di più ogni anno, potrebbe avere le stesse cose o sempre meno. Sono d'accordo che si debba rilocalizzare il nostro sistema alimentare e anche la produzione di molti generi di prima necessità. Dobbiamo usare le nostre risorse, anziché importarle per aumentare l'efficienza e i profitti intorno al mondo. Lo slogan "compra americano" ha davvero senso, perché le cose di cui abbiamo bisogno per vivere dovrebbero essere prodotte localmente. Mi pare che siamo d'accordo sulla rilocalizzazione come rimedio a molti problemi di produzione di cibo, utilizzo di risorse, eccetera. Se parliamo di usare una valuta locale o qualunque cosa che ci permetta il sostentamento vicino a dove viviamo, non c'è una soluzione universale. Ma vedo che siamo d'accordo, volevo solo farlo notare. Sì, sono d'accordo con te, Mike.
ma aggiungerei che lo spirito di seguire la corrente della storia e delle circostanze è l'unica possibilità che abbiamo. Quindi, già, le società si riorganizzano nell'emergenza. È il nostro destino in ogni caso, anche se ci mettiamo a scalciare o urlare. Sì. Ho l'impressione che tutti questi temi siano collegati tra di loro. La storia ci insegna che oggi le cose vanno diversamente da domani. Sono sicuro solo di una cosa. Abbiamo poco tempo per fare qualcosa. E forse il tempo è una risorsa che non abbiamo affrontato in tutta la discussione di oggi. Quanto tempo abbiamo per gestire questi problemi e cosa possiamo fare in questo lasso di tempo? La vita moderna scorre così velocemente che è difficile fermarci e pensare a dove sta andando. Tuttavia, ci sono momenti nella nostra storia in cui semplicemente non abbiamo scelta. Questi uomini sono certi che quel momento sia ora, ma nonostante le loro dichiarazioni, rimane una domanda che ha bisogno di risposta. Sapremo ascoltare? Abbiamo parlato di tanti problemi catastrofici. Sono tutti terrificanti. Il mio modo di considerare quei problemi non è cambiato. La mia sensazione sulla terribile emergenza e sull'urgenza di gestirli è cresciuta. È chiaro che non siamo psicologicamente preparati per i cambiamenti che dobbiamo affrontare. Non possiamo frignare come bambini. Non possiamo sederci in cerchio tenendoci per mano. Abbiamo una lunga lista di cose da fare. C'è una serie di problemi, sono tutti ugualmente gravi. Pensare che se ne risolviamo uno, anche solo in parte, possiamo continuare a essere una società ipercomplessa è sbagliato. Personalmente non credo che questa sia la fine del mondo o della razza umana. Penso che sia la fine di una fase storica. Abbiamo bisogno di una pausa dalla tecnologia. Ovviamente siamo tutti preoccupati per la scarsità d'acqua. Tre di noi ritengono che sia un problema pressante, urgente e spaventoso. Gli altri tre vedono qualcos'altro in questo problema. Quando crollerà tutto, una delle cose a cui assisteremo è il collasso economico globale e il denaro stesso diventerà un problema. Credo che il sistema finanziario americano sia del tutto insostenibile a questi livelli. Dovremmo sforzarci tutti di sprecare meno, ma il nostro sistema economico è basato sullo spreco. In termini di soluzioni, una soluzione sulla cui importanza siamo tutti d'accordo è la rilocalizzazione, il decentramento. Abbiamo sottolineato che in media il cibo proviene da 2.300 chilometri di distanza. Se la società ha un crollo, assisteremo a una carestia di massa. Dipendiamo disperatamente dalle reti energetiche e delle telecomunicazioni che potremmo perdere in un momento di crisi sociale. Scopriremo che il modo in cui saremo costretti a vivere sarà il modo in cui avremmo dovuto vivere finora. E in un certo senso sarà molto più soddisfacente in senso emozionale, spirituale e psicologico, da un punto di vista di interazione umana. Penso che sarà molto più gratificante. Non prevedo affatto tutta quella sofferenza. Dobbiamo essere più autosufficienti. Non possiamo contare su qualcosa lontana migliaia di chilometri. Nei momenti di pesante oppressione dobbiamo stare uniti, aiutarci a vicenda, sacrificarci per i nostri amici, perché a un certo punto loro si sacrificheranno per noi. Se potessimo in qualche modo imparare a lavorare insieme, a vedere l'umanità come un'unica comunità, forse niente sarebbe impossibile. Ma se siamo noi contro di loro, il gruppo di dentro e il gruppo di fuori, questo tipo di mentalità è la strada che porta alla perdizione. Per molti aspetti sento che ci somigliamo. Questi uomini sono intelligenti, ai vertici nel loro campo e tra i migliori del mondo in quello che fanno. Parte dell'effetto scioccante di questo incontro, di questo circolo di sei persone, è stato il grande punto di domanda emerso. Mi sono tenuto dentro questa domanda. E se finisce l'elettricità? Vi dirò un'altra soluzione grandiosa, e cioè parlare di questi argomenti. Se nessuno ne parla, non succede niente. E francamente l'unico genere di discorso pubblico che ho sentito è stato un silenzio assordante. Siamo l'unica specie sul pianeta che corre tra le fiamme per salvare un perfetto sconosciuto. Siamo l'unica specie sul pianeta che organizza una comunità per aiutare una comunità all'altro capo del mondo, che non visiteremo mai.
Siamo l'unica specie sul pianeta che prova compassione e fa sacrifici per aiutare altre specie. Ed è quello che Martin Luther King riteneva così importante. L'arco dell'universo è lungo, ma tende alla giustizia. Gli umani sono una specie compassionevole e generosa e credo che alla fine ci prenderemo cura l'uno dell'altro. Questi uomini hanno raggiunto un difficile parere unanime. La maggior parte pensa che crisi dell'acqua e instabilità economica siano minacce imminenti all'America. Tutti ritengono che il picco petrolifero e la sovrappopolazione rappresentino seri problemi. Il terrorismo nucleare rimane una possibilità troppo terribile da considerare e i rischi connessi allo sviluppo di intelligenze artificiali sembrano relativamente distanti. È stato detto che una generazione che ignora la storia non ha né passato né futuro. Ora sta a noi decidere se restare seduti a guardare, come hanno fatto a Roma, in Mesopotamia, come hanno fatto tante e tante volte, mentre tutto quello che abbiamo costruito e realizzato scompare nelle nebbie della storia. 2500 anni fa, in Agamennone, Eschilo narrava della guerra di Troia, un'impresa stupida e insensata, iniziata solo per orgoglio, e dubitava che la razza umana fosse davvero capace di soluzioni razionali ai problemi seri, attingendo da quello che aveva imparato e da come si era evoluta. Eschilo diceva: «Impariamo solo attraverso la sofferenza. Il dolore della saggezza scende goccia a goccia sul cuore addormentato. La saggezza arriva contro il nostro volere. La volontà degli dèi si abbatte su di noi». Insomma, gli dèi devono infliggerci dolore perché noi possiamo imparare e cambiare. E fatemelo dire, spero che Eschilo avesse torto.